Tutti ragazzi, buone notizie! Abbiamo creato un edificio adatto ai nostri valorosi eroi. Posizioniamo la sala degli eroi. Quindi, ragazzi, nuovo aggiornamento è uscita la sala degli eroi. Vabbè, mi trovo sul terzo villaggio, che è il TH10. Però andiamo a vedere questa casa degli eroi. Edifici non posizionati. Questa sarebbe la casa degli eroi. Boom. Posizionata la casa degli eroi, c'è il principe degli sgherri. Ti presentiamo la sala degli eroi, dove puoi trovare tutto ciò che ti serve per gestire queste potenti truppe. Ok, principe degli sgherri. Gli altari non ci sono più, ma gli eroi proteggeranno comunque il villaggio. Vediamo uno dei loro stendardi. Ok, vediamo un po'. Eroi in difesa, gli eroi difendono il villaggio dagli attacchi dei nemici. Posiziono gli standardi, assegno un eroe a ognuno di essi. Ok. Il prossimo standard si sblocca a livello 5 della sala degli eroi. Ah, ok. Quindi c'ha dei livelli quella sala e bisogna migliorarla. Questi sono gli standardi. Ora puoi decidere quale eroe mettere a guardia di questo stendardo e cambiare la tua scelta quando vuoi. Ok, quindi qui c'è uno stendardo, si possono mettere gli eroi. Ci metto questo così, giusto per scegli l'eroe che vuoi. Poi vai qui, Re Barbaro. Ah, ok, quindi c'ho la scelta degli eroi. Ok, quindi nuovo scenario, ragazzi. Quindi si potrà scegliere gli eroi. Come è uscito questo, usciranno anche per tutti gli altri. Sostituzione degli eroi. Quindi i quattro eroi restano i quattro eroi, però possono essere sostituiti. Molto interessante, ragazzi. Molto, molto interessante. Quindi ci sono gli standard e ci si può mettere gli eroi. Intanto andiamo a migliorare questo, giusto per principe degli sgherri. Buono. Che dire, ragazzi? Nuovo aggiornamento di Clash. Adesso andiamo a provare anche il principe degli sgherri. Proviamolo in un attacco. Andiamo a vedere. Perché non ce l'ho? Ah, ok, l'ho messo a migliorare. Sono un grande io. Sono proprio un grande, ragazzi. Che dire? Gemme. Completa ora. Andiamo a completare ora e andiamo a provare sto sgherro eroe. Andiamo a vedere come si muove. Quindi, proviamolo così, qua. Questo è molto molto interessante, ragazzi. Colpisce in modalità aerea, è tipo un mega sgherro, solo che va troppo vicino alle difese. Molto molto interessante, ragazzi. Molto molto interessante. Via con tutte le truppe, andiamo a massacrare questo villaggio tranquillamente. L'abilità del mega sgherro, che escono altri sgherri, buono, davvero interessante. Infuriamo il tutto. Curiamo il mega sgherro, curiamolo. No, non facciamo in tempo a curarlo, perfetto. Buttiamo giù tutte le pozioni, così è più semplice ricreare il deck preferito. Andiamo così. Ragazzi, abbiamo visto un nuovo eroe, quindi un nuovo eroe
in sostituzione al Re Barbaro, quindi puoi scegliere tra uno e l'altro. Molto molto interessante. Si complica però per i nuovi giocatori. Certo, arrivare a questi livelli adesso ci vorrebbe più di un paio d'anni, tre. Cioè, non dico il TH10, ma ti parlo di arrivare al TH16, TH15. Medaglie degli assalti, ok. Questo è un minimax che, ragazzi, è fermo al TH10, ma questo lo sbloccheremo, lo andremo a smaltellare. Praticamente questo ha difese da TH8, mi è andato TH9, poi TH10, poi si è fermato là, dopo che non si può superare il livello del municipio se non hai messo tutte le strutture a terra, quindi dobbiamo migliorare qui perché siamo pieni ragazzi, dobbiamo migliorare un po' di cose. Ok, miglioriamo anche questo sgarretto visto che c'è il pazzo degli scagnotti. Ok, miglioriamo anche l'altro. Anche se non lo so se sto facendo la cosa buona. Perché c'ho da migliorare anche. C'ho da migliorare anche gli equipaggiamenti che uso di più. Mi sa che questo è un municipio che devo smaltellare e farlo crescere. Perché ormai non può rimanere TH10 per sempre. Faremo un video dedicato per quello. Intanto volevo vedere un'altra cosa, l'ultima cosa, e poi chiudiamo il video. Principe degli sgherri, andiamo a vedere punti ferita 1620 con danni al secondo 222, tempo di rigenerazione 22 secondi, recupero salute 280, buono. Tipo danno bersaglio singolo, bersaglio terra aria, bersaglio preferito qualsiasi, velocità di movimento 24. No, non sprechiamo il martello su questo, mettiamolo a migliorare. Bene ragazzi, possiamo dire che per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, bella a tutti.